Prendere il microfono, una preghiera di igienizzare le mani, cioè appositamente il gel. Allora, benvenuti a questa manifestazione statica organizzata dai COPAS della scuola con il sostegno del comitato Priorità alla scuola di Pisa e l'adesione dei docenti precari di Pisa, Scuola in Rivolta, i collettivi del Tini, Carducci, Russoli, Buonarroti, Giovani Comunisti e Rifondazione Comunista di Pisa. Io comincio il mio intervento, in realtà è una lettura di un comunicato, di un manifesto programmatico, potrei così definirlo, dell'Associazione Nazionale Presidi. Ho tratto qualche stralcio da questo lungo documento. Oggi alla scuola è rivolta una domanda di erogazione di servizio che produca apprendimento ed è assegnata una funzione generativa al welfare generale, facendo rete con tutti i soggetti portatori di interesse. È evidente quindi che a settembre il mondo della scuola non potrà più replicare quello precedente all'emergenza e che l'autonomia scolastica, in verità attuata, dovrà rappresentare la prima risorsa concettuale per la ripartenza e l'innovazione. Per fare tutto questo è necessario liberare il ruolo dirigenziale da vincoli e costrizioni che nulla hanno a che fare con il principio costituzionale del buon andamento, ma che favoriscono, al contrario, conflittualità deleterie per il clima relazionale e, in definitiva, per la funzionalità del sistema. Si tratta di un'autentica sfida verso il cambiamento e l'innovazione, che deve trovare pronta ciascuna autonomia scolastica non solo ad affrontarla, ma anche a diffonderla e a condividerla con tutti gli stakeholders. Si devono quindi eliminare quanto più possibile i vincoli burocratici e gli ostacoli organizzativi che impediscono ai dirigenti di assumere con la dovuta celerità le decisioni inerenti alla gestione delle risorse umane, economiche e logistiche, così come si deve ridurre e auspicabilmente eliminare la tendenza del Ministero dell'Istruzione a dettare regole di gestione del quotidiano, soprattutto in materia di personale. Bene, questo è il manifesto della scuola che non vogliamo. Questo è un progetto, si tratta di un progetto ambizioso che investe tutto il mondo della scuola, dalla gestione del personale alla della leadership didattica dei dirigenti scolastici. È un progetto che, ad avviso dei COPAS della scuola, mina la democrazia interna della scuola e affida dal punto di vista didattico la valutazione all'Invalsi, togliendo agli insegnanti, cioè sfiduciando di fatto gli insegnanti nel loro lavoro. La scuola non ha bisogno di leadership e non si può esprimere con un linguaggio aziendale. La scuola è democrazia, non gerarchia verticistica, e crescita degli studenti con gli studenti e le studentesse, e non è una produzione di apprendimento. Per questo abbiamo bisogno di piazza, di piazze, e quindi io vi do il mio benvenuto. Lascio la parola a Elena Badalamenti.